mi ricordo una frase di un film di Charlie Chaplin. La vita non ha senso. È desiderio. Desiderio. Non so neanche quale sia il mio. Ci sono troppe distrazioni, troppe occasioni mancate a tormentarmi il cervello. Alla fine a cosa si riduce? Tutto diventa solo una continua ricerca di tentazioni e suggestioni. Qualcosa che ti permetta di volare alto. Quindi siamo tutti aspiranti tossici, in un certo senso. Ditemi voi, chi è quel pazzo che oggi andrebbe nel deserto senza sapere se c'è un'oasi ad un certo punto? Come stai? E l'altro fa, non mi lamento. Ormai è come un biglietto da visita. È diventato l'ultimo anello di una catena che ci imprigiona tutti. Abbiamo tutti la stessa malattia. Io la chiamo la sindrome di Adamo. Condannati a vivere la nostra vita, bloccati tra la punta del dito di Adamo e l'indice di Dio. La mia tragedia e la mia felicità sono essenzialmente che non so di cosa sto parlando. So solo che fa male, che mi sfugge. Semplicemente mi sfugge. Ma tutti l'abbiamo provato almeno una volta, anche se è brutto ammetterlo. La sensazione che questo corpo ci vada stretto. Tutti costretti tra la punta del dito di Adamo e l'indice di Dio. La mia tragedia e la mia felicità sono essenzialmente che non so di cosa sto parlando. So solo che fa male, che mi sfugge. Semplicemente mi sfugge. Scusa, mi prenderesti qualcosa dal frigo per piacere? No, ragazzi, è finito tutto.